non è stato l'unico in Italia, non è stato l'unico in Europa, non è stato l'unico nel mondo. Però nel dire Gabriele Vallaguerra, secondo me, dobbiamo ricordarcelo, non basta. E però io dico che rileggerlo invece è molto interessante, perché ci dice, ci ridà, infatti questa cosa è importante, perché ci ridà proprio la temperie del tempo, anche il coraggio del tempo, anche la creatività del tempo, anche la bellezza del tempo, perché c'è una bellezza anche in un tempo oscuro, che poi nei decenni successivi è diventata la gloria, è diventata, per esempio a me colpisce molto un dettaglio, e finisco qui, in tutta Italia, se ci pensate, non c'è un paese dove non ci sia almeno una piccola lapide con i nomi e i cognomi dei caduti. Certo, gli storici hanno spiegato che poi il fascismo si fa carico di questa memoria, lo trasforma e la usa in qualche modo. Però adesso che tutto è passato, che il fascismo non c'è più, insomma, e che i nostri giovani neanche, come dire, non hanno neanche più memoria di tutto questo, ahimè, restano quei nomi e cognomi. E quei nomi e cognomi ci dicono di un intero paese che ha sacrificato i suoi figli. E per la prima volta ci sono i nomi e cognomi. A me questa cosa commuove anche, se ci pensate. Io l'anno scorso ho fatto, proprio qui in Liguria, una piccola operazione, ho fatto costruire un falso muro a Chiavari, proprio ricordando il centenario della Prima Guerra Mondiale, in cui ho fatto mettere tutti i nomi dei caduti di Chiavari. E mi ha colpito un dettaglio, che era quello che volevo, cioè che le famiglie vadano lì, andassero lì e leggessero i nomi che erano quelli dei loro nonni, e quindi vedessero, perché poi se legge in questa lapide, quello che mi colpisce è che magari c'è una vera decimazione, cioè ci sono cinque fratelli tutti insieme, cugini, cioè famiglie intere. Ecco, quando diciamo che viene dalla guerra, secondo me ci dobbiamo portare dentro anche questa commozione. Questa biblioteca c'è un patrimonio di
volumi di D'Annunzio, delle prime edizioni. Ci sono cose preziosissime come il volantino del volo su Vienna, firmato, quello proprio di D'Annunzio, firmato da alcuni dei piloti, dei sette piloti che arrivarono a volteggiare sul cielo di Vienna, e soprattutto Natale Parmi, che era il pilota di D'Annunzio, perché D'Annunzio non pilotava lui l'aereo, era pure orfo da un occhio, e quindi era solo un osservatore e aveva il proprio pilota, che era questo Natale Parmi di Casale Monferrato, che prima era con Baracca, era nella squadra di Baracca, poi era passato nella Serenissima di Gabriele D'Annunzio, è uno degli 11 che partono da San Pedaggio, arrivano, come ho detto, solo il 7 sul cielo di Vienna e buttano i volantini. 50.000 quelli scritti da D'Annunzio, che non si presero neppure la briga di tradurre in tedesco, perché era una prosa astrusa già in italiano, figuriamoci in tedesco, e 300.000, e abbiamo messo vicino al preziosissimo volantino della Biblioteca Universitaria anche il facsimile del volantino di Oietti, che invece era tradotto in tedesco ed era molto più incisivo. A proposito di quanto diceva il dottor Berardini, che condivido assolutamente, all'inizio della mostra ho messo una cosa che avevo fatto recitare a Teatro Lunaria, a Lunaria Teatro, appunto le beatitudini che concludono il discorso di quarto di D'Annunzio. Lui conclude con questa cosa quasi blasfema, che sono le beatitudini rivolte però beati coloro che hanno un cuore puro, perché insomma tutta una serie di cose retoriche sulle beatitudini, e io ho fatto il contrappasso a queste beatitudini. Per ogni beatitudine di D'Annunziana ho messo il numero, per esempio il numero dei morti, il numero dei feriti, il numero delle donne stuprate in Friuli dagli austriaci, che dopo Caporetto, che occupano quel territorio, e così via, proprio perché mi sembrava giusto ricordare quanti sulla scia di D'Annunzio, ma consapevolmente quindi, erano andati in guerra, ma anche tutti coloro che invece in guerra si erano trovati senza quasi sapere per cosa si stava combattendo, per cosa erano chiamati a morire. Nella mostra abbiamo cercato di mettere anche appunto partire da D'Annunzio letterato, perché non avrebbe avuto tutto il seguito tutti questi giovani studenti universitari che, per esempio, che da Genova magari vanno volontari. Il numero dei volontari fu grandissimo, e non avrebbero seguito D'Annunzio, o come molti altri, non era solo D'Annunzio l'interventista, per esempio Giuseppe Pezzolini, dalle pagine delle sue riviste della voce fa una campagna interventista molto, molto forte. Ci sono molti, Marinetti, che ha ricordato Berardini, tanti gli interventisti, perché per molti entrare in guerra, naturalmente contro l'Austria-Ungheria e la Germania, perché in un primo momento c'erano alcuni che, tipo Padorna, che pensavano che dovessimo entrare a fianco dell'Austria-Ungheria e della Germania, perché eravamo nel patto della Triplice Alleanza
scoppiata la guerra, bisogna andare a fianco dell'alleato. E dicevo, quindi non era solo D'Annunzio l'interventista, però D'Annunzio ha un grande seguito perché è già un grande personaggio, non solo per le opere letterarie, alcune delle quali abbiamo messo in mostra, ma anche per il suo modo di vivere, per il suo, per la sua vita avventurosa, per i suoi amori, per il fatto che fosse diventato da letterato puro, scrittore di poesie e di romanzi, fosse diventato anche un autore teatrale, col fatto della sua relazione amorosa ma anche professionale con Eleonora Duse. Dicevo, Gabriele D'Annunzio aveva un grandissimo seguito, era veramente un prototipo di un divo, di un divo seguito, ammirato da tutti. La stampa cercava di seguire e di pubblicare ogni suo piccolo spostamento, ogni cosa a cui partecipava. E il titolo Gabriele va alla guerra, proprio perché abbiamo messo anche queste opere prime letterarie, le abbiamo messe appunto perché non sarebbe stato D'Annunzio se alle spalle non avesse avuto tutte quelle opere importanti. Però D'Annunzio va alla guerra è anche un po' ispirato alla biografia che ne ha fatto Giordano Bruno Guerri, che come sottotitolo ha Gabriele D'Annunzio, Gabriele D'Annunzio, l'amante guerriero, in cui per amante guerriero non intende solo il conquistatore di donne, ma intende anche tutta la sua vita, sia politica sia letteraria. Secondo lui, D'Annunzio ha sempre avuto nei confronti della vita questo atteggiamento combattivo, battagliero. E quindi sì, la guerra del 15-18, siamo nel centenario, ma anche D'Annunzio, la vita un pochino, la vita di D'Annunzio. Anche perché, diceva Bernardini a un brasiliano, se chiedessimo chi è D'Annunzio non lo saprebbe, ma io penso che anche molti studenti universitari e non italiani sanno, a stento sanno chi è D'Annunzio, perché per molto tempo c'è stata una critica letteraria, anche una storiografica, dice Guerri, come lui Orba da un occhio, che si è fermato al fatto che D'Annunzio fosse il Giovanni Battista del fascismo. D'accordo, sarà anche stato Giovanni Battista del fascismo, ma in realtà lui al fascismo non aderì mai, e fu Mussolini e il fascismo che prese molte delle sue invenzioni, tipo i discorsi dal balcone, la politica come spettacolo e così via. Ma in realtà sì, tra D'Annunzio e Mussolini, di come scorza c'era sembrava rapporti molto cordiali, ma erano, come sono stati definiti, una cordiale inimicizia. E quindi mi piaceva anche che parlare